Vogliamo costruire una pila elettrica. Come facciamo? Prendiamo due becher. Nel primo becher ci mettiamo un chiodo di ferro. Nel secondo becher ci mettiamo un elettrodo di grafite. Queste due unità le colleghiamo con un filo elettrico e in mezzo ci mettiamo un multimetro. Poi tra i due becher ci mettiamo il cosiddetto ponte salino. Vedremo fra poco a che cosa servirà. Allora, che cosa succede? Nella soluzione ci mettiamo acqua e aceto più ferro cianuro di potassio. Il ferro cianuro di potassio serve per agevolare la ionizzazione del ferro, perché alcuni atomi di ferro si distaccano a chiodo e si ionizzano secondo questa formula. Fe che dà Fe2P più 2 e meno. Ora, se noi vediamo questa formula, che cosa è successo al ferro? Il ferro si è, ve lo dico io, ossidato. Il ferro si è ossidato perché? Perché ha perso due elettroni. Da questa parte che cosa succede? Qui ci mettiamo una soluzione 2,5 molare di HCl. L'HCl si dissocia e si formerà HCl meno. A questo punto succede qualche cosa, perché gli elettroni che passano di qua reagiscono con H+ e formano idrogeno molecolare secondo questa formula. Quindi 2H+ più 2 e meno che dà H2. Quindi l'idrogeno si è ridotto. Se l'ossigeno si ossida vuol dire che è un riducente. Se l'idrogeno si riduce vuol dire che è un ossidante. Allora, questo processo però non va avanti molto. Perché non va avanti molto? Perché da questa parte, se gli elettroni se ne vanno via, rimarrà un eccesso di ferro. Dall'altra parte invece, se HCl si dissocia e l'H+ reagisce con gli elettroni, si formerà un eccesso di cloro. Per evitare questi eccessi, questo ingolfamento e quindi l'arresto del funzionamento, che facciamo? Ci mettiamo un ponte salino. Un ponte salino non è altro che un tubo a U che chiudiamo con dell'ovatta all'estremità e che riempiamo con una soluzione satura di NaCl. L'NaCl si dissocia, il Cl- andrà a reagire con il ferro e l'Na+ andrà a reagire con il cloro, riducendo nel quantitativo di ioni ferro e di ioni cloro. Quindi il funzionamento va avanti. E come ce ne accorgiamo? Andiamo a vedere nel multimetro. Il multimetro segna passaggio di corrente. Ora è chiaro che il voltaggio non sarà elevato, però ci sarà 0,5, massimo 1 volt, però qualcosa si vedrà. Se la reazione procede bene, noi vedremo due cose. Sull'estremità del bullone di ferro noteremo una colorazione tendente all'azzurro. Quindi vuol dire che qui c'è una reazione tra potassio ferrocianuro e ferro. Dall'altra parte si osserverà la produzione di bollicine di idrogeno e ci farà capire che qui che succede? Che l'H+ si lega con i due elettroni
per formare idrogeno molecolare. Ora dobbiamo solamente allestire questa strumentazione. Procediamo. Thank you.
Benissimo, via la scopa, vabbè, 0-1 la gioco volte. 0-1, 0-2, 0-3. Ah, la scossa! 0, sta salendo, quindi c'è passaggio di corrente. Può arrivare a 2-4, dai. È incostante, torna in 0-4, dai. Allora, aspettiamo... Allora, facciamo una bella cosa. Dove è andato? Oh mio Dio! La vedi quella bollicina? Ok, va bene così. Perfetti 0-4. L'ha ripreso? Se lascio 0-4. Quindi il passaggio di corrente c'è. Vabbè. Ci sono meno di 0,5 volts prodotti, però comunque sono prodotti.